Sì, cazzo, sì. Salve a tutti, sono Alex il Biondo, benvenuti in un nuovo video. Mamma mia, buona domenica a tutti, come state? Spero bene, io stra bene, veramente, mamma mia. Godo, perché veramente meritavamo. Abbiamo meritato molto. Salve a tutti, sono Alex il Biondo, benvenuti in un nuovo video. Finalmente è finita. È finita questa partita, mamma mia, zì. Mamma mia. Cioè, fa veramente strano a dirlo. Juventus, Benevento, 0-1. Ci siamo portati 3 punti. Mamma mia, raga, veramente mi fa male la testa e neanche ci credo ancora. Prima di iniziare lasciate un bellissimo pollicione, veramente un bellissimo pollicione in su per questa grandissima vittoria. Iscrivetevi al canale, seguitemi su Instagram alexilbiondo_official. Wow, sono contentissimo. Allora, prima di iniziare a parlare volevo fare ovviamente i complimenti alla Juve, che nonostante tutto ha fatto la bella partita come tutti quanti si aspettavano. Perché comunque, nonostante è stata pure un po' sfortunata in alcune occasioni, si è mangiata pure alcuni gol. Io, o in questo caso sono sempre sportivo, si è mangiata alcuni gol con Ronaldo, che molti gol, e ha fatto le sue cazzate. Ha fatto le sue cazzate che, per fortuna, per la prima volta in non so quante partite, siamo riusciti a sfruttare uno sbaglio dell'avversario. Infatti là su rimessa laterale, là in difesa, la Juve ha fatto un'insalata incredibile. Ci pensa Gaic, mamma mia, raga, io lo sapevo, ragazzi, Gaic è un grande giocatore, è un grandissimo giocatore per me. Veramente, oggi, complimenti a tutti, soprattutto a Montipò che non so quante parate che ha fatto, che Montipò che ci ha salvato anche lui la partita. Allora, piano piano. Io sinceramente inizialmente non mi aspettavo totalmente una vittoria del Benevento. Cioè, io mi aspettavo che mi aspettavo una bella partita sia per la Juve sia per il Benevento, ma non mi aspettavo assolutamente che vincevamo. Però vabbè, bella partita, abbiamo giocato bene. Oggi pochi errori, qualcuno sì c'è stato, vabbè, ovviamente, però pochi. Poi mi è piaciuta molto come abbiamo giocato. Finalmente abbiamo cambiato sto cazzo di schema. Finalmente abbiamo giocato equilibrato. Cioè siamo stati sia abbiamo giocato, noi siamo rimasti in difesa e dovevamo fare soli contropiede. Così è stato e così bisogna giocare, perché raga, abbiamo giocato contro la Juventus. Non è una squadra di Serie D, non è una squadra, è comunque la Juventus che ci poteva fare male, ci ha fatto male, nel senso comunque attaccato, raga, ha giocato la Juve, cioè nel senso possesso palla, queste cose qua, ma grazie al cazzo, noi siamo il Benevento, loro è la Juve, noi abbiamo, che ne so, alla Padula, loro tengono il giocatore, uno dei giocatori più forti al mondo, Cristiano Ronaldo, Chiesa, no, Chiesa è il giocatore più forte al mondo, però comunque hanno tantissimi giocatori, noi siamo una piccola squadretta, però abbiamo dimostrato oggi che nonostante tutto, se ci crediamo, se giochiamo con determinazione, se sudiamo su ogni palla, se combattiamo su ogni palla, riusciamo a strappare anche questi 3 punti che sono fondamentali, fondamentali contro una grandissima squadra che insieme al Milan, Inter, e si sta comunque giocando il campionato. Ora io faccio un piccolo pronostico, non voglio gufare assolutamente, non ho nulla. Secondo me quest'anno, io lo dico dall'inizio, secondo me quest'anno il campionato non lo vince la Juventus. Poi può succedere tutto, però vabbè, questo è un mio pensiero personale. Ovviamente vi ripeto, non sto buttando gufate, queste cose qua assolutamente no, sinceramente neanche mi importa che vince o non vince. Però per me oggi abbiamo dimostrato che comunque siamo una squadra che non bisogna sottovalutare. Veramente non bisogna sottovalutare. Complimenti a tutti i ragazzi, complimenti a tutti. Folon che è un giocatore che sinceramente a me non piace tanto, ha fatto le sue cazzate, abbiamo pure rischiato di prendere rigore, però là assolutamente non era rigore. Il braccio stava dietro
e l'ha presa qua la palla, quindi non era assolutamente rigore. Arbitraggio per me più che giusto, più che giusto. E nulla, sono, raga, mi vedete così perché sono molto emozionato, cioè non mi aspettavo proprio una vittoria. Cioè, magari, vi giuro, all'inizio partita, se potevo mettere, gli mettevo una firma sul pareggio e addirittura vincere. Mamma mia, sono contentissimo. Io credo di aver detto tutto, è durato poco questo video, ma raga, che vi posso dire di più? Ovviamente ha giocato, cioè nel senso possesso palla, cioè ve l'ho detto, ovviamente più la Juve. Però raga, noi siamo comunque il Benevento, che ci dobbiamo lottare prima per la salvezza. È il nostro primo scopo, salvarci. Mentre la Juve ha altri scopi. E sono contento, sono veramente contento. E direi che questo video finisce qua, raga. Forza strega, veramente. Forza strega, fino alla fine, fino alla fine. E nulla, noi ci becchiamo al prossimo video. Lasciate un like perché questa cosa non capiterà mai più. Spero che capiterà molte altre volte di vincere contro grandi squadre. Però è difficile, ma come abbiamo dimostrato oggi, se lottiamo su ogni pallone, se ci crediamo, ce la possiamo fare. Nulla, forza strega. Lasciate un pollicione in su, iscrivetevi al canale e seguitemi su Instagram. Ciao ragazzi, forza strega, forza. Cioè, addirittura, non so se si sente. Stanno sparando i fuochi d'artificio qua. Non so se si sente, un po' più lontano. Vabbè, forza strega, ciao.